Tutti stanno scaricando il sindaco di piazza perché si sono accorti di quanto noi avevamo detto sin dall'inizio. Le sue erano false promesse, un bluff giocato sulla pelle dei lavoratori, degli abitanti di Servola e dei triestini. Ad affermarlo i consiglieri comunali del PD di Trieste, dopo le accuse e la presa di distanza ufficializzata dal comitato 5 dicembre nei confronti di Roberto Di Piazza. Secondo gli esponenti democratici, purtroppo la ferriera è stata sfruttata come merce elettorale troppe volte nella storia della città. Il sindaco lo ha fatto tante volte promettendo risultati raggiungibili. Dicono, molti cittadini componenti dei comitati gli hanno creduto. Lo stesso comitato oggi dice che sarebbe stato meglio avere a che fare con un avversario schietto piuttosto che con un falso amico. Noi non ci stancheremo mai di ribadirlo, sottolineano i consiglieri PD. Sulla ferriera serve un progetto serio che coniughi salute, ambiente e lavoro. Trieste, attaccano, non può permettersi un primo cittadino che fa il finto tonto. Va rilevato però come gli altri componenti del fronte che si batte per la chiusura della ferriera, No Smog e Fare Ambiente in particolare, non abbiano per nulla condiviso le parole del comitato 5 dicembre, restando compatti sulle posizioni del sindaco di piazza.